Buongiorno, siamo con Fabio Camillo, consigliere comunale del PD e presidente della commissione bilancio. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a voi. Ecco, lei funge da presidente, ma al momento non è presidente della commissione bilancio. Cosa succede? Il presidente della commissione bilancio per statuto comunale, essendo una commissione di controllo e di garanzia, spetta all'opposizione, alla minoranza in consiglio comunale. Nell'attesa che la minoranza trovi un accordo per la nomina di un presidente della commissione bilancio, il vicepresidente, che è nominato dalla maggioranza, ne svolge le funzioni. È per questo motivo che da qualche mese svolgo la funzione di presidente della commissione bilancio. Bene, restiamo in attesa. Questa mattina c'è stata una commissione per discutere sul regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti. Ce ne vuole parlare in sintesi? Sì, è un documento diciamo, molto, molto lungo, in sintesi è abbastanza difficile. Premetto che diciamo, è abbastanza difficile lavorare a questa materia per gli amministratori perché la fluidità normativa è tanta. Si è passati dalla TARSU alla TIA, alla TARES, probabilmente verrà ancora qualcos'altro. Si tratta di tributi che sono volti alla gestione dei servizi di raccolta, smaltimento dei rifiuti, i servizi indivisibili che l'amministrazione locale svolge, che hanno dei meccanismi però di calcolo, di regolamento, una composizione che di volta in volta cambia. Questo crea qualche difficoltà agli amministratori, soprattutto causa qualche difficoltà dal punto di vista della trasparenza. Fanno più fatica i cittadini a capire sulla base di quali meccanismi vengono determinate le tariffe che pagano. Il regolamento TARES è un adempimento normativo, è un regolamento e come tale deve essere approvato dal Consiglio Comunale, lo approveremo nel prossimo Consiglio Comunale in Alessandria. Disciplina, determina la struttura del tributo, il metodo di calcolo del tributo. E per quanto, essendo noi in dissesto, questo diciamo, ci offra dei margini minori rispetto a quelli che ha un'amministrazione che si trova in una gestione piena, ordinaria, diciamo. Perché, mi scusi se interrompo, va ricordato che dato che il comune è in dissesto, i cittadini devono contribuire a pagare il 100% del costo. Sì, beh, diciamo che comunque il 100% del servizio deve essere già coperto dalla TARES, questo anche per i comuni che non sono in dissesto. Diciamo che noi abbiamo innanzitutto per le altre tariffe l'obbligo, tariffe, tasse e tributi di portarli alla percentuale massima, l'aliquota massima consentita dalla legge. Abbiamo minori margini di manovra anche per quanto riguarda le agevolazioni e soprattutto per le esenzioni che i comuni possono disporre per i tributi di propria competenza. Pur dentro questi limiti, comunque, abbiamo cercato di introdurre delle agevolazioni. Innanzitutto ci sono le agevolazioni determinate dalla situazione economica equivalente per l'ISEE, diciamo, inferiore, per le fasce, diciamo, più deboli dal punto di vista reddituale e patrimoniale della popolazione, sono previste agevolazioni che si possono ottenere previa richiesta all'ente. Nella determinazione del dovuto. Sono previste agevolazioni per le persone che sono in carico al CISACA per la situazione economica di difficoltà al momento. Noi abbiamo un territorio comunale molto esteso, sono previste delle agevolazioni anche per gli immobili che sono situati in determinate aree, in aree territoriali particolari del comune di Alessandria. E poi per alcune attività economiche. Diciamo che abbiamo l'impressione che il consorzio di bacino e l'amministrazione comunale nel redigere il documento abbiano fatto il massimo sforzo per contemperare i limiti finanziari di fronte ai quali noi ci troviamo per la peculiare condizione del comune di Alessandria, ma anche le difficoltà e le peculiarità delle attività e delle famiglie alessandrine, venendo in particolare incontro a quelle più deboli. Bene, siccome c'è l'entità dell'evasione nel pagamento della tassa dei rifiuti, che poi ci possono essere almeno due tipi di evasione, e cosa si intende fare per recuperarla? Beh, allora, partendo dal dato di evasione dovuta alla mancata conoscenza della base imponibile, sicuramente occorrerà potenziare l'attività di monitoraggio del territorio e questo in particolare richiederà una migliore collaborazione con le altre strutture statali, in particolare l'Agenzia delle Entrate, insomma. Peraltro, da questo punto di vista, anche tutto il lavoro che è stato fatto a fini catastali dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio in tempi recenti potrebbe in prospettiva essere utile anche ai comuni. Speriamo che lo sia anche per noi. Sicuramente da un punto di vista comunale possiamo fare sul versante dell'evasione, dell diciamo in senso proprio, della mancata riscossione,
dei tributi, da un lato, come si sta facendo con la rateizzazione. C'è un'evasione di tributo in parte dovuta anche all'oggettiva difficoltà finanziaria di tante famiglie. Le richieste di rateizzazione che giungono all'ente consentono di capire, insomma, ecco, e di recuperare da parte delle persone che vorrebbero pagare, spesso non riescono a pagare, diciamo, in un'unica soluzione o nelle rate prestabilite il tributo dovuto, con una rateizzazione ad hoc oppure una maggiore diluizione del pagamento possiamo venire incontro alle persone e al tempo stesso migliorare il dato della riscossione. Un provvedimento a venire è la determinazione della microstruttura comunale, quindi della riorganizzazione degli uffici comunali, che potrebbe consentire una maggiore destinazione di risorse agli uffici tributi comunali e quindi anche un miglior lavoro sulla riscossione del dovuto. Ecco, ma a parte questi interventi che saranno pianificati, realizzati appunto per vedere di ridurre quella che possiamo chiamare genericamente, anche se sappiamo che è composta da varie situazioni, nell'evasione della tassa sui rifiuti, quali altri interventi pensate di fare e quando per ridurre i costi della filiera dei rifiuti e quindi anche abbassare i costi della tassa dei rifiuti per i cittadini? La prospettiva deve essere questa, effettivamente, una riduzione dei costi che passa attraverso una migliore organizzazione del servizio e una migliore organizzazione da parte dei gestori del servizio, di coloro che operano nel campo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti nel nostro territorio. Purtroppo, devo dire la verità, in alcuni casi abbiamo delle oggettive difficoltà ad operare. Io ricordo solo questo, che noi abbiamo introdotto negli anni di amministrazione di centrosinistra un nuovo metodo di raccolta dei rifiuti, ossia la raccolta domiciliare. Ha dato buoni risultati dal punto di vista del differenziato e questo significa riduzione dei costi. Significa tra l'altro riduzione dei costi anche perché c'è un nuovo limite regionale del 65% di obbligo di raccolta differenziata da parte dei vari territori e noi siamo molto lontani da questo dato, siamo molto lontani per la scelta fatta dall'amministrazione di centrodestra nel 2007 di ritornare alla raccolta stradale. È una scelta che è costata molto in termini di investimento, ma è un cattivo investimento perché in prospettiva non consente di arrivare ad un dato elevato di raccolta differenziata. Questo esporrebbe, tra l'altro, esporrà la nostra comunità anche a delle sanzioni che poi naturalmente verranno ripartite tra tutti i contribuenti, anche questo si deve sapere. La scelta di tornare alla raccolta stradale non solo è più scomoda per i cittadini, non solo è costata molto in termini di investimento, ma è anche un cattivo investimento perché in prospettiva consente una minore riduzione di costi anche con una buona gestione da parte dell'operatore e in più rischia di far carico alla comunità anche delle sanzioni dovute allo sforamento rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata. Certo, perché possiamo aggiungere che mentre diversi comuni in Piemonte sono oltre il 65%, Alessandria è al 43% sì, attualmente. Il piano finanziario di utilizzo di TIA e TARES che abbiamo approvato qualche mese fa dice che di qui a 2 anni difficilmente ci schioderemo dalla percentuale del 49%, è davvero poca cosa rispetto all'obiettivo che purtroppo dobbiamo raggiungere. Ecco, nel frattempo però c'è anche un altro problema legato all'AMIU e quindi alla situazione della polizia della città, che purtroppo non è ottimale, per usare un eufemismo. Ecco, c'è chi pensa che forse non è solo colpa del dissesto. No, non è solo colpa del dissesto. In parte è colpa del metodo di raccolta stradale, perché anche laddove i cassonetti sono svuotati con regolarità, noi spesso assistiamo a delle piccole discariche abusive di prossimità. Il metodo di raccolta stradale è anche deresponsabilizzante, perché se io ho intenzione come cittadino di fare il furbo, tra virgolette, beh, prima con il metodo di raccolta domiciliare sarei stato facilmente individuato, col metodo di raccolta stradale no, perché l'oasi ecologica, l'isola ecologica è sempre abbastanza lontana da casa mia per poter pensare di farla franca se non osservo la raccolta differenziata o peggio ancora lascio i rifiuti per terra per la scomodità di dover alzare, diciamo, il cassonetto. È un metodo di raccolta deresponsabilizzante. Rispetto alla situazione dell'inverno scorso, la situazione nella gestione del servizio di raccolta dei rifiuti è complessivamente migliorata. La città resta comunque, diciamo, sicuramente un pochino sporca, sicuramente il servizio è migliorabile. Quello che cercheremo di fare nei prossimi mesi è effettivamente arrivare ad una soluzione definitiva per la raccolta dei rifiuti in città, in modo tale, da un lato, appunto, come dicevamo prima, di poter iniziare a pensare anche di ridurre i costi,
però non si ridurranno solo in questo modo, dall'altro ricominciare ad avere un servizio di igiene urbana a 360 gradi, non solo per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti, a livelli ottimali, quantomeno a livelli qualitativamente superiori rispetto a quelli che ci sono stati a partire dal 2011-2012. Sì, certo, perché in attesa che sia possibile prima o poi di ritornare alla raccolta porta a porta, va anche detto che nel frattempo, se fosse possibile ripristinare dei servizi tipo il furgoncino che passava e raccoglieva chi abbandonava i sacchetti abbandonati nelle aree dei cassonetti, se si potesse riprendere questo servizio sarebbe importante. Un altro servizio che andrebbe migliorato, ripreso, eccetera, è quello ad esempio della pulizia della raccolta foglie in certe aree della città, i viali, ma anche nei quartieri periferici, dove purtroppo questo servizio in passato avveniva, mentre oggi non avviene più. Sì, anche le vicende legate ad AMIU, fallibilità, non fallibilità, pignoramenti, scarsità di mezzi, purtroppo hanno molto inciso da questo punto di vista. Una volta definito il quadro giuridico e una volta definita l'operazione AMIU-ARAL, questi aspetti tecnici potrebbero essere meglio definiti e credo che, diciamo, di qui a qualche mese si potranno iniziare a vedere anche i primi effetti legati a queste scelte, a queste decisioni, a questa definizione del quadro, che peraltro non è l'unico da definire, perché ricordo che purtroppo la situazione ereditata dal punto di vista dei servizi dall'amministrazione che ci ha preceduti era complessivamente non buona. C'è il nodo smaltimento, raccolta, smaltimento dei rifiuti, igiene urbana, ma c'è anche il nodo trasporti, il nodo viabilità e il nodo Cisacca, e ce ne sono tanti altri purtroppo da affrontare quotidianamente in un'ottica di razionalizzazione e migliore organizzazione dei servizi, con a disposizione molte meno risorse rispetto a quelle che il Comune aveva in passato. Sì, però comunque questo è un progetto abbastanza urgente e importante che bisognerebbe vedere di accelerare, proprio anche perché non solo si dà un migliore servizio alla città per quanto riguarda la raccolta di rifiuti, per quanto riguarda la pulizia della città, ma si riduce anche probabilmente con questo passaggio di AMIU ad ARAL la riduzione dei costi della filiera, e quindi si può ridurre la tassa rifiuti. Certo, assolutamente sì, perché ricordo che la tassa rifiuti copre il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nella sua totalità. Meno costa raccogliere e smaltire, meno riusciamo a far pagare i cittadini. Questo è un obiettivo, peraltro è un obiettivo coerente con l'obiettivo che ci siamo dati per, diciamo, l'arco della consigliatura, l'arco di questa consigliatura comunale, che è riuscire a riportare anche la tassazione, che oggi è a livelli altissimi, a livelli accettabili. Questo presuppone un gran lavoro che l'amministrazione comunale sta già facendo di riorganizzazione della macchina, non facile, perché purtroppo tanti anni, diciamo, di inefficienze purtroppo costano e non si possono risolvere dall'oggi al domani. Questo però è l'obiettivo. Riteniamo che entro la fine della consigliatura la situazione della città sarà molto diversa rispetto a quella di oggi, ma anche le tasse, le tariffe, le imposte di pertinenza comunale saranno più basse rispetto a quelle che oggi siamo costretti a riscuotere. Bene, ovviamente i cittadini se lo augurano. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi.